Ci vuoi anticipare qualcosa del genere letterario e sul contenuto del tuo libro I cervi non muoiono mai? Il mio romanzo potrebbe definirsi di una narrativa drammatico-avventurosa con delle sfumature sociali e psicologiche. È la storia di tre giovani pieni di ideali e di speranze, Sandro, David e io. Loro non si conoscono, appartengono a classi sociali e ambienti completamente differenti, ma sono accomunati dal medesimo senso di ribellione e dalla voglia di affermare la propria identità e i propri diritti. Si conoscono casualmente quando sono ormai uomini adulti e i loro sogni si sono infranti contro l'ipocrisia di una società che non hanno mai capito e accettato fino in fondo. Trovano però una sinergia e un'empatia così straordinarie che le loro vite si intrecciano indissolubilmente e insieme realizzano un'utopia. Fondano una comunità alternativa tra le montagne valtellinesi, un'oasi di libertà, felicità e giustizia, basata sulla solidarietà, che loro non immaginavano possibile quando erano da soli. Capiscono solo allora che la diversità può produrre dei valori e dare speranza a tutti. Ma quest'oasi, nel corso degli anni e di alcuni colpi di scena, subisce attacchi che ne minano l'esistenza stessa e che indirizzano ciascuno dei protagonisti verso un destino differente e drammatico. Il titolo che hai scelto è accattivante ma misterioso. Cosa significa? L'uccisione di un cervo da parte dei bracconieri, descritta in uno dei capitoli chiave del romanzo, determina uno sconvolgimento della trama del libro e della vita dei personaggi. I cervi, nella mitologia e nella simbologia, rappresentano la capacità di rinascite e addirittura di immortalità, poiché ogni anno il palco dei maschi adulti cade completamente, per rinascere con le corna più lunghe, più forti e più numerose. Così come i cervi, l'oasi, la comunità fondata dai protagonisti, dopo svariati attacchi, nasce, sta per morire e prova a risorgere. Vi sono elementi autobiografici nel tuo romanzo? Io penso che in quello che uno scrittore scrive ci siano sempre elementi autobiografici, magari non in senso stretto, che si rifanno alle proprie esperienze, alle fantasie, ai desideri. Quindi la risposta alla domanda è sì e no, a seconda dei punti di vista. E questo vale anche per me e per il mio romanzo. Hai una preferenza per qualcuno dei personaggi principali? Tutti i miei personaggi sono come quasi dei figli. Vivono con me. Io vedo le loro virtù e le loro debolezze. Ma come ogni padre, non potrei preferirne uno e tradire tutti gli altri. Qual è il messaggio che vorresti portare ai tuoi lettori con questa tua opera? L'intero romanzo è contrassegnato dai comuni denominatori dell'amicizia e dell'amore e dalle loro contraddizioni. Questi sono i messaggi che vorrei trasmettere, insieme al senso di solidarietà e al concetto di diversità
inteso come un valore positivo che arricchisce.